Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots Game, episodio 28 della nostra campagna in Total War Warhammer con i Pelle Verde. Nello scorso episodio abbiamo utilizzato Gringor per fare la battaglia in carico, qui così, che ora non c'è più nessuna battaglia a quanto pare, ma dobbiamo invece radere al suolo o saccheggiare degli insediamenti. Non dice razziare, quindi a quanto pare è un'azione che non conta. Allora, vediamo un po', non ho fatto il cambio turno alla fine dello scorso episodio, quindi ho ancora il solito check da fare. Allora, qui non si può arrivare fin lì, anzi ci ha superato, quindi già che tanto sei qua e non ti voglio utilizzare dentro nessun altro esercito, andiamo di qua a esplorare un po' cosa succede. Voglio vedere se ci pigliamo danno di qui. Questi sono tutti i territori che possiamo conquistare, quindi è importante capire come sono messi. Gringor non ha un esercito molto numeroso perché questi qua sono tutti numeri molto bassi, anche il carro. Il carro non ho visto se si è meritato di stare in questo esercito, sinceramente. Però la cavalleria mi ha un po' deluso degli orchi, mentre la fanteria è una cosa fantastica, cioè è proprio bella da utilizzare, divertente, tutto quello che vi viene in mente. Allora, farei così. Tu sei a posto, a meno che non facciamo un altro scambio, diamo via questo e ci pigliamo un'altra fanteria. Un'altra fanteria di cozzi. O ci pigliamo uno suo. Facciamo così, chi se ne frega, ragazzi, dai. Ho deciso così. Ho deciso così, questo è l'esercito definitivo di Gringor, senza nessun mago perché lui non crede nella magia. Lo spostiamo qua perché dobbiamo andare verso nord con lui. Invece Krai è un esercito ancora da formare, a dire la verità. A livello di fanti non mi convince, quindi a quanto pare dovremmo stare qui ancora un po'. Allora, ha tanta fanteria, ha un gigante, quindi non è messo male. Scusa, tanta cavalleria, dobbiamo reclutare altri due fanti. Facciamo altri due di questi a questo punto. Sta qua ancora un po', pazienza. A questo punto forse è meglio piazzarlo qua dentro, così migliora l'ordine pubblico maggiormente. Facciamolo. Però non ci arriva, quindi non facciamolo più. E reclutiamo qua e basta, almeno non perdiamo un altro turno. E anche Krai avrà un esercito di tutto rispetto. Ottimo. Vediamo qua come è messo il mio amico. Il mio amico ha un esercito anche lui di tutto rispetto, senza il gigante, che abbiamo visto che è effettivamente davvero la forza della natura. Allora, prima di procedere qui, volevo capire un attimo come funziona qui la questione. Qua sembra che la situazione sia di stallo, quindi non è così importante. Perché non posso muovermi? Ho fatto cambio turno o non l'ho fatto? Siamo sempre in quel limbo in cui non mi ricordo cosa sto facendo. Infatti, qua possiamo muovere anche lui, che tra l'altro ha la viverna. E potremmo attaccare questa città un'altra volta, ma non mi sembra proprio il caso di perpetuare i nostri attacchi contro questi poveretti. Allora, torniamo qua dentro. E con te scenderei e attaccherei lì. E basta. Muoviamo a questo punto il massacratore. Drakan, l'ho detto anche in questo episodio, quindi basta. Lo sposterei qui in alto, perché dobbiamo essere pronti. Allora, il loro esercito è lì, quindi possiamo andare a fargli fuori questa zona qua. E sperare che da qui non arrivi nessuno. Ecco qua, ho parlato troppo presto, sta arrivando proprio lui. Quindi probabilmente ci ritiriamo dentro qua perché questa è una città con le mura e stiamo un po' in difesa, mi sa. Cambio turno, non l'ho visto, se no mi sarei mosso. Nani, attenzione, vediamo se arrivano qua. No, quella città non è ancora caduta. Ok. Questi qua vogliono far pace, ve lo dico io. Io l'accetto la pace con questi, non mi interessa ora attaccare loro, pertanto attacchiamo i principati di confine un'altra volta perché mi su strunz. Hanno rifondato la città. Questo significa che hanno l'esercito dimezzato. Facciamo la pazzia di muoverci in territorio unico stando sottoterra. Hanno rifondato la città, ragazzi. Sono sicuro che sono delle pippe in questo momento. Vedete che hanno quasi tutti mezzi morti. Quindi in realtà fanno abbastanza schifo. E nel prossimo turno li attacchiamo così come siamo. Un'altra battaglia al limite. Ma la faremo perché noi siamo fortissimi. Allora, facciamo questo. Perfetto. Vediamo un po'. Possiamo potenziare Gringor a livello 21.
Purtroppo lui non ha cavalcature perché lui non gli interessa la cavalcatura, lui è fortissimo così com'è. Allora, vediamo se possiamo potenziare ancora qualcos'altro. Abbiamo fatto questo sbraitatore. Possiamo potenziare gli orchi neri, la cavalleria o questo. C'è qualcosa che potenzia l'unità di mostri? No. No, no, no. Ecco, il punto, ragazzi, col senno di poi era meglio non metterlo, però beh, all'inizio ci è servito, quindi mi ha fatto bene. Tiro mortale, artiglieria potrebbe essere interessante. No, secondo me questo qua è molto più forte. Anche se possiamo mettere difendete la posizione. Allora metterei quello. Poi in questa linea possiamo pompare tutti questi qua. Ma arrivati a questo punto, direi che possiamo pompare questi due. E poi non mi interessa più niente. Tranne via Vag, che cosa fa? Aumenta la combattività in un territorio straniero. Sarebbe interessante. Ma iniziamo a pompare questo perché voglio arrivare ad avere le sue abilità specifiche. Allora, lui potremmo attaccare qui. Però questa città ha bisogno e anch'io voglio che torni sana. Quindi non la attacchiamo. Qua hanno due eserciti. Potremmo scendere con Gringor. O se no, mandiamo Gringor sopra, che è quello che effettivamente dovrei fare. Mandiamo Gringor sopra. Se io vado dentro di qua, poi posso saltare dentro di qui e fiondarmi di qua, probabilmente. O se no, passo di qua. Però qua è troppo grande la zona montuosa, non si può passare anche passando sotto. Da qui si può salire? Sembrerebbe di no. Giusto per capire, volendo qua ci possiamo andare, no? Forse la cosa migliore è andare fino a qua e saltare dentro e poi passare qua sopra, sempre se si possa passare qua sopra. Fatemi capire se c'è la strada. Secondo me lo spazio per passare qui c'è, non è come dalle altre parti. Quindi farei così e invadiamo un po' il territorio di questi, chi se ne frega francamente. Allora, vediamo un attimo, possiamo avanzare con la marcia forzata, arrivare direttamente fino qua. Abbiamo peggiorato le relazioni con tutti, ma chi se ne frega. Siamo arrivati addirittura nei territori imperiali. E forse era meglio fermarsi prima. Però qua non so dove sia il confine fra le due regioni. Forse è proprio qua? No, sono un cretino. Ragazzi, l'abbiamo superato di un pelo. Torna, torna dentro di qui. Ok. Cioè, nel senso, l'impero, ok, non mi sta simpatico, ma è meglio non disturbarlo. Anche perché, come vi ho spiegato nello scorso episodio, sta facendo il lavoro, sta facendo lui il lavoro. In questo momento è cresciuto parecchio, anzi vediamo un po' quanto è diventato grande. È comunque grado di forza 9, però sta riunendo sotto di sé tutte le forze per andare a combattere il caos che è sceso di forza, interessante, ok. Allora andiamo a vedere prima di tutto le mie spie. No, esci. Qua, qui, eccola qua, giù. Ok, allora loro stanno risalendo di qui. Questi sono altri vichinghi che amano il caos. Direi che ritorniamo sopra perché abbiamo assolutamente bisogno di bloccare i due eserciti che sono qui e qui. Quindi torna indietro più veloce che puoi. Poi continuiamo a muovere prima le spie, che mi sembra la cosa migliore. Tu puoi entrare dentro un esercito. Ora di eserciti malmessi non ne abbiamo tranne la Vag, che però non possiamo aggiungerci nessuno. Possiamo attaccare loro, ma sono due. Absolutely not. Quindi io starei in difesa ancora fin tanto che non è pronto lui. E con Cry e lui scendiamo di qua. Perfetto, quindi non lo so. Possiamo dire alla Vag. Diamo alla Vag un compito in modo che non stia ferma nel mio territorio a distruggere tutto, ma poi glielo cancelliamo in modo che si sposti ma non razzi. Se non date nessun compito alla Vag, lei si mette a razziare il vostro territorio, quindi vi conviene non farlo. Potenziamo collina a livello 3, così ha un pochino di guarnigione in più. Qua potremo fare le mura come mi avete suggerito. Anzi, potremmo farle davvero, anche perché qua poi abbiamo un buco e potrebbe arrivare la gente da lì. Penso che qua l'idea di fare le mura invece sia proprio ottima. Quindi iniziamo a farle. Magari anche qua, che sono i due punti d'attacco.
No, però comunque è meglio potenziare la crescita regionale, che è la cosa che poi ci permette di far tutto. Ok, vediamo altri tizi che possiamo muovere. Dobbiamo muovere. Allora, questo qui ancora un turno, poi torna. Questo non so che fargli fare. Nella regione in cui sei, cosa fai? Abbassi i costi di costruzione. Hai qualche abilità passiva utile? Tipo questa. Questa qui non ce l'hai, quindi non serve un tubo. vabbè, facciamo così allora. Abbassa i costi di costruzione. Distruggiamo tutti i potenziamenti che io ho detto di fare. E rifacciamoli, così risparmiamo un po' di soldi. Perfetto. Poi, quindi tu stai facendo una cosa. Tu sei qui, continuiamo l'esplorazione. Possiamo entrare dentro la foresta? No, quindi questa qua è una foresta invalicabile. Somiglia un po' a quella degli Ent nel Signore degli Anelli. Siamo arrivati a Milano. Questa qua è l'Italia. Mirigiano. Questo qua è Milano, ragazzi. Mirigialiano. Mirigialiano è Milano. È Milano, per forza. Comunque, la Tiglia dovrebbe essere l'Italia. Tilia. Tilia. Dovrebbe essere l'Italia. Quindi quello è Milano, qua magari c'è Roma. Vediamo un po'. Potrebbe essere interessante. Poi. Qua il prescelto di Grok mi fa qualche azione di disturbo in generale su questi, così sale anche di livello. Successo, ottimo, continua a salire, che è quello che devi fare. Distruggi le mura, così possiamo non fare gli assedi e fare le battaglie automatiche. Poi altri che hanno bisogno o possibilità di essere mossi, direi che abbiamo lui che però sta fermo. E basta, ok, abbiamo fatto tutto, abbiamo da parte 21.000. Cosa ci possiamo permettere? Qui a colline stiamo facendo quello, potenziamo questo. E anche questo avevo fatto, quindi cancelliamo e rifacciamolo. Qua potremmo fare questo qui che ci dà un po' di guarnigione, tra l'altro. No, non è vero, questo è il Rom che dava guarnigione. Cambiamo zona, che mi sembra proprio il massimo quella zona lì. Per possibilità. Dunque, qua che cavolo facciamo? C'ha le mura. C'ha le mura. Forse è l'unica cosa da fare. Così questa città è super sicura. Addirittura ci dà dei troll, tre orchi neri, tirarci della foresta lanciaragno. Pazzesco. Beh, dai. Sono cose che in realtà non servono, quindi potenziamo qualcosa di più utile. Più utile, cosa c'è? Questo di sicuro più utile. Questo è più utile. E qua non abbiamo nessuna unità che produca ricchezza. Qua non possiamo fare niente. Qua non possiamo fare niente. Potremmo fare lo sciamano che abbassa un po' tutto, ma sono costi che non possiamo ancora permetterci. Qua è tutto fermo. Qua potenziamo questo. 10.000. Questo qui direi che invece non ha bisogno di essere potenziato, questo qui sì. Qua abbiamo fatto tutto quello che serviva, questi due possiamo lasciarli così come sono anche per un bel po'. Qui questo qua c'è bisogno di potenziarlo all'ennesima potenza, che sono soldi, soldi, soldi. Gli introiti stanno iniziando a essere abbastanza elevati, mi fa piacere. Pompiamo su quello e direi che possiamo pompare su anche questo, così questa regione è quasi arrivata al limite. Se ti tolgo, sei sul plus 3, quindi tanto vale. Tanto vale non pomparti. Direi che possiamo cambiare ancora il turno. La vaga è passata di lì. Va bene. Poteva fare un altro giro, ma ci accontentiamo. I nani ci sono già stati. Mi sembra di sì, quindi non mi hanno attaccato. Allora, fazione distrutta, lance insanguinate. Quindi penso che abbiamo fallito la missione. Lui è tornato. Missione annullata perché non c'è nessuno che la vuole, però se ne forma subito un'altra. Questo qua è quello che vi dicevo. Allora, recluta il seguente tipo di macchine d'assedio. Porca miseriaccia, dobbiamo fare sta roba qua. Possiamo fare un altro esercito? Cosa dite? Scrivetemelo nei commenti, ragazzi. Secondo voi un altro esercito può essere utile o no? Per esempio, recluta Lord. Questo qua con l'invito con la spacca, no, ma reclutare un Lord. Abbassi gli introiti di 700. Comunque abbiamo questo che costa 0, che aumenta l'aura del personaggio. Guardate che questo qui, essendo è un goblin, grande sciamano come Crai.
Però è fortissima, eh? L'aura aumentata. Poi questo qua. Porca vacca, questo qui è fortissimo. Questo qui è fortissimo e lo potenziamo da solo, coinvolgente, esattamente come quell'altro, sempre grande sciamano. Ditemi voi se secondo voi è una cosa che ci può stare o meno. Magari sì, magari no. Allora, facciamo il solito giro dell'unità. Tu continua a fare quello che va bene. Tu sei tornato. E mi fai, se ti schiero, abbassi i costi di costruzione. Non è che serva poi così tanto questa cosa, sinceramente. Mi piacerebbe piazzarti dentro. Anche te sei un po' inutile con sta roba qui, però. Assassinio. Uno sciamano utilizzato in questo modo è un po' uno spreco. E anche questo qua non lo possiamo reclutare. La prossima volta che muoio, che muoiono questi due. Ne recluterei di nuovi praticamente perché tanto per il livello 5 non serve un tubo. Però a questo punto lui dovrebbe avere una specie di passiva che... No, ho sbagliato, non volevo fare questo. Una specie di passiva che abbassa questo qua. Eh sì, però è assolutamente pirla che è l'unica cosa che non ho potenziato. Ho fatto questo che aumenta le entrate. Sì, allora sono questi due punti buttati. Avevo già deciso cosa fare con questo sciamano. Potenziamo questo e basta. Quindi ora ti sposti nel prossimo turno dove può servire di più. Vediamo dove c'è più problemi con la corruzione. 11, 10, 5. Ma in realtà nel posto in cui sei potrebbe già essere interessante. Quindi vediamo un attimo. Quello è stato detto di fargli qualcosa. Tu ti puoi spostare un po' più a sud. Forse invece se rimani magari a nord. Spostati di lì. Possiamo andare su di là che puoi entrare a far parte di qualche regno. Andiamo a vedere. Allora, abbiamo scoperto Milano. Vediamo se la mia intuizione è giusta. Se qua c'è Roma. Lucini. Vabbè, di sicuro è l'Italia. Probabilmente però non è Roma. Quindi c'è Lucini, Mirignano. Ok. Non era Roma. Non è così lontano dalle nostre terre lì, eh? A questo punto però tornerei verso nord. Poi tu invece... Questi qua continuano a combattere, si inseguono nei combattimenti. È una cosa epica. Vieni giù di qua. Sei tu. Tu cosa stai facendo? Tu potresti salire ancora un po' di livello. Quindi vai e blocca ancora questo esercito. Fallimento, pazienza. Se è andato bene finora, poi chi è rimasto ancora? Così non ci dimentichiamo nessuno. Questo è un metodo abbastanza efficace, secondo me. Allora, se da qua passo sotto, posso passare qua, che è quello che volevo fare. Boom. La vag. La vag la faccio andare avanti e indietro qua. Tanto non dovrebbe peggiorare le relazioni. Ora torna indietro. E qua siamo pronti ad attaccare. Allora, qui non è ancora pronto, però possiamo andare di lì. Dove c'è dentro anche un esercito. Dove c'è dentro anche un esercito. Allora, qui c'è una valle, qui c'è un esercito. Qua c'è l'esercito di Krai che è pronto fra un turno. Aspettiamo ancora un turno, dai, non c'è fretta. Poi, chi altro c'è da muoversi? Direi che c'è lui che entra in modalità normale, prima di tutto. Ah, guardate che è scappato il codardo. È scappato. Cosa facciamo qua, Pico Grom? Non dovrebbe esserci dentro nessuno. Conquista facile facile. Qua stiamo perdendo uomini. Conquista easy peasy. Non dovremmo perdere nessuno. Ci siamo guadagnati anche uno stendardo. Adesso dovrebbe uscire la scritta. Ok. No, allora, questo posto, visto che loro hanno pagato i costi di fondazione, io invece me lo occupo tranquillamente. Perfetto. Ottimo, fantastico. Il punto è che abbiamo lasciato questa città scoperta. Però un re è qui, l'altro è lì. Adesso lui scende, dobbiamo far salire Gringor. Quindi Gringor è qua, sale da questa parte, quindi è accerchiato, facciamo tornare indietro lui. Lui che può salire di livello, ora sale di 9, quindi arriva a 78, non si genera ancora la vag, porca vacca, ma di poco però. Pompiamolo lui ancora. Possiamo fargli tornate qui. Attenzione. Ah no, non è vero. Ah, tornate qui e basta.
Vediamo un po'. Tipo rosco o corona, questa qua cosa fa? Probabilità di imboscata più 10%, probabilità di uscire lì, attiva magia per sapere. No, non mi interessa. Non mi interessa. Ah, però per andare sul... Questa qua è bloccata da questa qui. Corona della stregoneria. Ok. Secondo me possiamo provare a percorrere la strada della magia con lui. Abbiamo ancora un punto abilità? Questo perché no? Qui. Perché no? Richiede oggetto stregone della... Corona della stregoneria. Te l'ho messo. Ce l'ho già. Perché non funziona? Richiede oggetto. Cavalcatura non ce l'ha. Oggetto incantato. Forse devo cambiargli l'oggetto. Ragazzi, ma quante robe c'ha qua? Mandriano troll. Wow, costo del reclutamento dei troll. Ok. Capo della clava. Fantastico. Fantastico. E stendardo affiliato. Ottimo. Boh, ragazzi, voi ditemi perché mi sa che non ho capito cosa devo fare. Cioè, tipo questo qui l'ho dato. Ah, abbiamo sbloccato l'incarico. Ok, incarico per. Adesso ha senso. Allora, facciamo. Tornate qui e basta. E l'incarico dov'è? È questa qua? No. Questa qua? Non ancora. Dove sono gli incarichi? È questa. Perché mi dice che devo farla con Gringor? Entrambe con Gringor? È strana questa cosa, eh? Dovremmo aver sbloccato l'incarico con lui. Allora, qua cosa possiamo fare? Pompiamo questa e quella lì non possiamo ancora. Quindi potremmo mettere questa qua che migliora i tempi di miglioramento, ma lì siamo assolutamente a posto, anche perché quando si conquista la città penso che equivalga a papparsi la gente. Quindi l'ordine è come mangiare, quindi si recupera un po' il tutto. Adesso qua, forse la cosa migliore è far questa, così qua possiamo pompare quella lì. Ok. Ok, va bene. Dunque, qua la combattività di questo esercito com'è? Buona. Allora, iniziamo a piazzarci. Modalità normale, però. Ma possiamo anche invadere, ma chi se ne frega, no? Però peggioriamolo. Già con Gringora l'abbiamo fatto. Direi che stiamo qua e basta. E la Vag dovrebbe avvicinarsi a noi, dopodiché noi attacchiamo di lì. Ottimo, Gringor va di lì. Direi che possiamo cambiare il turno. Ah, qua c'è addirittura uno di questi. Quindi possiamo fare non costo di reclutamento, ma farei crescita obbedienza, che è quello che ci serve di più. Vada e non cincischi. Non penso che recluterò nulla. Thorgrim scappa perché è un codardo. Mentre di lì, qua la Vag si è avvicinata. Ho ottenuto un seguace, bene. Ah, è ok, abbiamo sbloccato questa qua. Porca vacca, dove cacchio è? Cos'è che dobbiamo fare? Schiera l'eroe Goblin Grande Capo nella seguente provincia. Eroe Grande Capo. Bene. Comunque i nani sono, guardate tutta questa zona qui dei nani. L'eroe Grande Capo è quello che sto facendo tornare indietro. Perché a me serve conoscere la posizione di alcuni eserciti. Quindi potremo farlo scendere giù o perdere un turno. Allora, Gringor cosa può fare? Da qua può arrivare sin qui. E non penso che Gringor abbia paura di nessuno, soprattutto di un esercito malconcio. Invece in modalità normale può avanzare poco. Così ancora di meno, così non avanzi del tutto. Allora, facciamo che vai nel tunnel. Non è una cosa intelligente andare in mezzo ai nani nel tunnel, ma comunque penso che siamo abbastanza al sicuro. Non mi sento in difficoltà, a dire la verità, in questo momento. Quindi possiamo andare. Scendo con lui. Devo assolutamente sapere se l'esercito del re del secondo lord dei nani è da queste parti. Non lo vedo.
Quindi con lui stiamo fermi un turno in modo che recuperi la zona e lui è accerchiato dai due eserciti più potenti che abbiamo. Qua potremmo risalire, ma appunto, non vedendo lui, a quando Gringor lo mandiamo avanti, attacchiamo qua, lui è libero di salire. Perfetto. Allora, non mi ricordo come al solito in che turno siamo. Finalmente Krai è libero e può andare avanti. Quindi Krai lo piazziamo qua. E tu vai avanti con la Vag. Ridichiariamo guerra a questi tizi simpatici. Ridichiariamo di guerra. Possiamo attaccare in questo turno. Quindi facciamo le cose come vanno fatte. Insomma, You come tu. bearing arms. Is it war? Certo. Sì, hai ragione. Ma sei un tipo intelligente. Allora, ragazzi, io volevo combattere per far vedere la viverna. Però, cioè, nel senso, non so se ne vale la pena fare questo combattimento con la viverna. Cosa dite? Per me no. Quindi facciamo un combattimento automatico. Perfetto, abbiamo perso 20 uomini. Ci portiamo a casa 11.000 da un bel razziamento. Abbiamo finito un'altra missione della squarta tutti. Ottimo. Non ti puoi muovere, rimani in questa modalità. Tu cerca di farmi fuori lui, assassino. Hai fallito ancora. Tu mi aiuti? Feel the power. Allora, tu stai fermo. Vorrei farti salire di livello in modo. Facciamo così. Lo facciamo salire di livello in modo da poter mettere questi e questi al massimo. Poi, dopo cosa c'è? No, obbedienza, ma non mi sembra utile. No, allora va bene solo lì. Lo porterei avanti per pompare un po' il suo livello. Niente, però qua non può far nulla. Allora, vai di qua perché penso che in una regione nemica fai più esperienza. Così. Ho questa intuizione malvagia, malefica. Allora, a te vorrei farti salire. Anche se potrei farti entrare dentro l'esercito di Krai, se è proprio più inutile perché sarebbe un doppione. Quindi vediamo se puoi salire di qui. Ok, poi stavamo esplorando qua la zona, mi pare. Ecco qua. Non penso proprio che ci siano altre città, niente di particolare. Quando le distruggeremo, scopriremo. Andiamo a vedere di qua com'è invece la Spagna. Di qua si può passare? A quanto pare no, queste qua sono delle paludi schifose. Ops, sono uscito dal gioco. Spero che la registrazione non sia interrotta, ragazzi. Però il video è praticamente finito. Quindi io faccio magari quella che sarà una figura di merda colossale. Vado avanti un attimo a parlare. Se è andata via la registrazione, ci sarà l'ultima parte nera. Pazienza. Ok. Niente, ragazzi. Allora interromperei il video qui. Adesso sto muovendo le ultime unità. Abbiamo il massacratore che se ne sta un turno tranquillo perché il discorso che avevo detto qui. E basta, ragazzi, mi fermo qui a registrare così arrivo a. Allora, oggi è martedì, perché ho registrati tutti oggi che è martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Così venerdì sera leggo i vostri commenti e possiamo andare avanti. Spero che la serie vi stia piacendo. Se così, ragazzi, vi prego di farmelo sapere con un mi piace o con un commento. Stiamo andando abbastanza bene anche qua con gli incarichi degli squarta tutti. Ora dobbiamo spostare questo personaggio in questa regione. Sposta un personaggio in questa regione. Che cavolo vuol dire? Sposta un personaggio qualsiasi in questa regione. The tribe's ready. Fatto. Ok. Perfetto, incarico disponibile, ma lo guardiamo la prossima volta quando finalmente avremo la squarta tutti, ragazzi. Quindi pollicione in su perché Gringor arriverà ad avere la squarta tutti e lui si piazza con la marcia. No, rimane così com'è. Ci vediamo in un prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti.